Tuttavia, per bilanciare con la giustizia della cultura, che molte volte aiuta, stasera abbiamo fra noi Francesco dell'Aquila, che anzi Francesco Paolo, per l'esattezza, questo lo tiene qui in favore di pubblico, che è una personalità che si esprime attraverso non la semplice osservazione dei fatti, ma attraverso la prosa. Ancora si esprime attraverso la poesia, che improvvisamente di questi tempi è tornata di moda. Ora si guarda la poesia forse come una specie di valvola di sfogo, come un'uscita di sicurezza per salvarsi dagli stress della vita moderna, e tu ci potrai dire sicuramente qualche cosa. In effetti la poesia è nata anche per questo. Oggigiorno ancora di più c'è questo bisogno, perché probabilmente sia i misteri che non sono stati svelati e sia le preoccupazioni che sono sempre maggiori fanno sì che ciascuno di noi cerca e tenta di prendere una certa strada per trovare soluzioni, diciamo, a questi misteri, per trovare risposte a questi misteri. L'immagine è sicuramente bella, perché già ci dà tutto un orizzonte, ma accettare la parola soluzione come risposta ai problemi, già. Francesco ha pubblicato un libro che ora ci presenterà ancora meglio, che noi abbiamo anche recensito sul nostro portale, e occasione unica anche per un autore è quello anche di leggere in diretta alcuni versi che sono alcuni versi specificamente scelti per la sera oggi, intorno alla quale noi parliamo di un mare difficile come il Mediterraneo, un luogo che benché toccato dalla santità di San Ruggero è rimasto indelebile nella memoria per un evento sanguinoso, per una grandissima battaglia. Ora, di tutto questo, Francesco Franco dell'Aquila ha realizzato un componimento poetico. Sì, che ho invitato lui a leggere direttamente come cadeau da regalare a tutti noi per questa serata che conclude la nostra settimana della cultura così come noi l'abbiamo vissuta, con la bellezza, l'eleganza e comunque la partecipazione di voi tutti. Ripetiamo dalle tue labbra, come si dice. Siamo tanti, per cui cercheremo di essere leggeri nei minuti del possibile. Voglio fare una premessa. Bene. Questa parte è soltanto un tassello di tutto il componimento, che il libro vorrebbe, come dicevo prima, svelare i misteri che sembra affliggono l'uomo, l'esistenza. C'è un percorso, diciamo, del personaggio di questo libro che non avrebbe potuto fare se non nell'incoscienza. Sì, è certo, perché nell'incoscienza, quasi in uno stato comatoso, riesce a incontrare personaggi mitologici e chiedere e fare domande e ricevere risposte. È una dimensione. Diciamo che questo è praticamente il sunto di tutto quanto il libro. In una situazione di questo genere ho trovato lo spunto quando con gli amici andavamo a Cane della Battaglia, come boschetto, il boschetto soprattutto raccoglierci in attenzione rispetto alle parole che Franco ci dirà. Quante volte, amico mio, siamo tornati su quell'altura il lunedì dell'angelo a dissetarci alla sua fonte. Da quel monte sgorga acqua pura e chiara e fu vita per assetati, quando il santo bucò la roccia appoggiando il suo bastone. Io ricordo il gran vedere tutto intorno di un boschetto e del fiume Ofanto e dei resti di canne che fu luogo di vittoria dell'Annibale in battaglia sui Romani. Di quel mare, tanto lontano, c'è soltanto una linea un po' più azzurra a segnare l'orizzonte al cielo nelle giornate chiare. Dal tortuoso
ma agevole sentiero, tornavamo alla pianura quando quel mattino un segno luccicante apparve da lontano e poi scomparve. A noi sembrò una croce, restammo sbigottiti, ma non fu del sole soltanto un riflesso. Lasciamoci senza volerlo. Il mio solo sapere se ha scritto il boschetto a destra. Mi sono ricordato che era una frega con le biciclette. Ovviamente c'era il ritrovo delle nostre donne. Io lo dico e diciamo che ho fatto. Allora io vorrei lasciarci con l'immagine stasera, anche se è sera, di questo sole che voi potete ritrovare anche nelle illustrazioni di Rosa Ruscino.